Buongiorno ragazzi, vale iniziare questo vlog alle 4 del pomeriggio. Sono arrivata a casa da poco. Tra l'altro sono dovuta andare a recuperare la macchina fotografica sul soppalco perché forse non si intravede, però io edito sempre i video lì e poi quando devo editarli la macchina fotografica la lascio lì. Come vedete qui c'è questa magnifica sedia che io odio, che però sta sempre qui sul soppalco perché la utilizza a giocare alla Play. Dopo tra l'altro devo anche andare a rifoderare il divano, il divanetto quello là in fondo, perché c'era qualche macchiettina, si era sporcato, quindi ho dovuto buttarlo in lavatrice. Dovrei anche dargli una stiratina, però se non è troppo stropicciato lo metto addirittura così. E per quanto riguarda comunque quella sedia, io di solito la metto qua dentro. Qui c'è questa porticina che a volte mi chiedete cos'è. Qui praticamente c'è una sorta di stanzino molto grande, guardate, dove teniamo tutte le cose che non ci servono. Ad esempio, adesso non si vede nulla, vediamo. Ad esempio teniamo le cose di Natale, comunque le decorazioni in generale che utilizziamo qui in casa. E di solito butto la sedia qua dentro, proprio la butto letteralmente perché non mi piace vederla lì. Però la usa praticamente tutte le sere e quindi alla fine è sempre in giro. Comunque, a parte questo, mi è arrivato un pacchettino da poco. Cosa strana, perché in realtà i corrieri arrivano la mattina da me e invece oggi è arrivato tipo mezz'ora dopo che ero arrivata a casa. Ieri è arrivato anche un altro pacco interessante che dopo voglio farvi vedere perché lo aspettavo da troppo tempo. E adesso come prima cosa però vado a cambiarmi perché dovrei anche pitturare una piccola parte del soffitto della taverna. Quindi come prima cosa vado a cambiarmi perché sono arrivata a casa, ho registrato un po' di stories e ancora non mi sono cambiata, sono vestita da lavoro. Mi vesto sempre di nero, a volte me l'avete chiesto, perché lavoro in una gioielleria e bisogna vestirsi di nero, quindi questo è il motivo per cui il mio look è sempre nero quando vado a lavoro. Però adesso mi cambio, voglio mettermi un pochettino più comoda, poi voglio aprire questo pacco che mi è arrivato da poco e dopo mi sa che mi conviene pitturare perché altrimenti viene buio e non vedo più niente. Cambiata! Questo è il mio look di oggi. In realtà quando sono in casa mi piace sempre vestirmi bella comoda. Questo pantalone l'avevo preso durante il lockdown sul sito di Stradivarius, è a vita alta, però è bello morbidino, tiene anche caldo perché è un po' felpatino, quindi mi piace tanto adesso che ha iniziato a fare un pochettino di freddo. Poi magliettina a maniche corte, questa l'avevo presa da H&M, tra l'altro mi piace molto, pagata pochissimo, 5 euro. Questa l'avevo utilizzata quando abbiamo pitturato ad agosto la taverna e si era anche leggermente sporcata, ora però non vedo più la macchia, quindi secondo me è venuta pulita. Però visto che devo dare appunto questa pitturata al soffitto, ho deciso di rimettere questa, che se si sporca l'ho pagata poco, quindi va bene così. Adesso scendo in taverna, prendo la pittura e iniziamo. Speriamo di non ammazzarci. Comunque devo andare a pitturare questa parte qui perché c'era questa zona del soffitto praticamente rotta, cioè si è rotta quando abbiamo tolto la plafoniera che c'era prima. Quindi è venuto qua mio zio che fa il muratore, mi ha chiuso diciamo il buco e adesso io andrò a pitturare questa parte qui in sala e questa parte di qua invece della cucina, perché è successa la stessa cosa, quindi sarà un lavoro di un quarto d'ora, 20 minuti, non di più.
entrata in cucina, qui ci sarà appunto la luce della zona della cucina. Comunque ci ho messo pochissimo, pensavo di metterci molto di più, però effettivamente la zona da pitturare è davvero piccola, quindi è un lavoro super veloce. Peccato soltanto che è successo questo, c'è stato questo piccolo inconveniente, perché in questo modo siamo rimasti fermi con le luci che ho già, dopo ve le faccio vedere. Due le abbiamo messe, mentre le altre due sono ancora da mettere, proprio perché è successo questo piccolo pasticcio. Adesso faccio asciugare un attimino e dopo do la seconda mano, anche se in realtà già così potrebbe andare, perché comunque poi mettiamo la luce e questa zona viene coperta. Però potrei darci una seconda mano, tanto la pittura ce l'ho, quindi mi sa che farò il lavoro il più preciso possibile, così mio papà è contento, lui è super precisino, e quindi mi sa che con la seconda mano faccio bene. Ho finito di dare la prima mano, adesso lascio asciugare una quarantina di minuti e poi do la seconda mano. Nel frattempo vi faccio vedere le luci che abbiamo già messo, anche se in realtà poi saranno uguali anche per la cucina e per questa zona sopra il tavolo, però in realtà sono diverse, cioè sono della stessa linea ma leggermente diverse, ve le faccio vedere così faccio prima. Queste sono le luci che abbiamo scelto, sono delle sfere, misurano, se non ricordo male, 25 mm e poi sono l'attaccatura è cromata opaca. Al momento abbiamo messo una luce naturale ed accesa, potete vedere l'effetto è questo, però voglio provare a prendere delle lampadine a luce calda e vedere l'effetto, poi scegliere tra le due. Per il momento in casa avevo solo queste, quindi queste ho messo. Sono salita anche perché c'è la batteria che continua a lampeggiare, quindi da un momento all'altro si scaricherà, e intanto che aspetto ne approfitto e la metto in carica. Faccio vedere le altre luci che ancora appunto non abbiamo montato, perché sono leggermente diverse. Queste sono sospese, quindi sia in cucina che sotto, sopra il tavolo del che ci andremo a scegliere, che ancora non abbiamo scelto, anche se qua il soffitto è molto più basso, quindi bisogna fare attenzione a non prenderci dentro. Sicuramente qualcheduno prima o poi prenderà dentro la plafoniera, ma non fa niente. Queste sono sospese, il filo ovviamente si può regolare, infatti noi andremo a farlo penso un 50 cm di sospensione, ma forse anche qualcosina di meno, proprio perché ripeto il soffitto non è molto alto. Quando ho visto questa me ne sono innamorata. Ci sono di diverse misure, questa è la sfera, è tutta bianca opaca, poi l'effetto è davvero bellissimo, abbiamo fatto una prova e mi piace molto. Non vedo l'ora di montarle, adesso finalmente possiamo farlo perché abbiamo sistemato qui. Era da un paio di settimane che dovevamo fare questa cosa, ma non avevamo mai il tempo di farlo. Finalmente questo weekend mio zio è riuscito a venire, quindi ha tappato il buco e io poi sono andata a sistemare, come avete visto. Forse la settimana prossima scenderà mio papà, verrà a darmi una mano, perché io in realtà non sono capace a metterle, quindi lui deve metterle, mi deve proprio fare questo favore, anche se in realtà mi ha fatto tutto qui in casa, come sapete tantissime cose le ha fatte lui,
E quindi, visto che è capace, non faccio venire elettricista o quant'altro, faccio fare a lui con calma quando potrà, insomma, andremo a metterle. Tra l'altro ho ordinato anche le sedie che devono arrivare, forse quando vedrete questo video le sedie saranno già arrivate. Devo ancora cercare un mobiletto da mettere per tenere poi la TV. Vorrei qualcosa di molto minimal, di pulito, però non vorrei andare all'IKEA, perché sinceramente mi hanno un po' stufato le cose dell'IKEA, perché bene o male ce l'hanno quasi tutti, tante persone vanno all'IKEA ad acquistare i mobili e ormai sono cose un po' viste e riviste e la qualità alla lunga non è poi così alta. Ad esempio in salotto, su dove c'è la sala da pranzo, abbiamo il Besta, che poi ho fatto un po' modificare dal falegname, però le antine del mobile dell'IKEA ormai hanno un po' ceduto, continuano a muoversi, quindi vorrei qualcosa di un pochettino più di qualità. Quindi stavo un po' cercando su internet, però ancora non ho trovato un mobile in particolare che mi abbia colpito, e quindi sto ancora cercando, tanto non c'è fretta. Questa è una zona della casa che comunque non ci serve, o meglio è un di più, e quindi con calma facciamo le cose. Quando troverò qualcosa che mi colpisce, andrò a comprarla. Tra l'altro è venuto anche il falegname l'altro giorno che mi ha levigato la porta, perché avendo sovrapposto il pavimento a quello già esistente, la porta non aveva l'agio di aprirsi completamente, andava un po' a toccare sul pavimento, quindi è venuto, me l'ha levigata leggermente, quindi anche quella è posata. Mancano soltanto i battiscopa, spero arrivino il primo possibile, perché voglio vedere tutto finito. L'idea c'è, perché ormai il pavimento è messo e più lo vedo e più mi piace. Sono contenta di aver preso questa scelta, di fare questa modifica. Era una cosa che ci eravamo prefissati di fare, non pensavamo però di farla così nell'immediato, e invece poi io una ne penso e poi 100 ne faccio, e quindi ho fatto anche questa. Non vi avevo fatto vedere, però questo è il risultato, tutta un'altra cosa rispetto a prima. Tra l'altro proprio oggi ho iniziato a leggere questo libro, ho letto solo il primo capitolo perché non avevo molto tempo, però devo dire che mi sta piacendo, quindi adesso vado a farmi una doccia e dopo voglio continuare a leggere almeno ancora 2 o 3 capitoli, perché altrimenti ci metto una vita a finirlo se leggo tipo un capitolo ogni morte di papa. Ma ultimamente ci sto dando dentro con i libri, ne ho già finiti 2 e questo me l'ha prestato una mia amica e secondo me mi piacerà. Adesso però vado a farmi una doccettina e mi porto i prodottini di Avamay, che così li testo per bene. Sono completamente al buio e non so se si vede il casino che c'è nel mio studio. Nel mio studio sembra, aspettate che abbasso leggermente la luminosità, sembra letteralmente scoppiata una bomba. Sto mettendo tutti i pacchi che ricevo lì e non riesco a organizzarli, perché alcuni non posso farveli vedere subito, quindi li devo tenere per le settimane successive. C'è un bordello, letteralmente un bordello. Adesso però mi concedo una bella doccetta calda, poi leggerò appunto, come vi ho detto, qualcosina, e poi vorrei anche editare il video delle decorazioni di Natale, perché ancora non l'ho editato e vorrei farlo uscire domani, quindi come sempre mi ritrovo a sera con un sacco di cose da fare. Doccia fatta, mi sono già in pigiamata, adesso vado a completare la skincare così poi posso mettermi all'editing. Vado ad utilizzare, dopo essermi struccata, il tonico, questo è di Bella Via. Mi hanno mandato tanti prodotti dedicati alla skincare e anche prodotti per il corpo, e li sto testando da circa una settimana e devo dire che al momento le prime impressioni sono ottime, mi stanno piacendo, e soprattutto questo tonico, perché ha un profumo tra l'altro di vaniglia super super buono. Io il tonico lo utilizzo sempre, lo sapete, dopo essermi struccata la sera e anche la mattina dopo essermi lavata il viso. Dopo il tonico vado a mettere semplicemente la crema idratante sul viso, anche questa è alla vaniglia, e la crema contorno occhi. A volte faccio anche la maschera,
prima di passare la crema faccio anche una maschera, però tipo stasera non ho molto tempo, quindi la parte della maschera la saltiamo e passiamo direttamente alla crema. Anche questa mi piace perché va ad idratare la pelle, si assorbe praticamente all'istante, è molto leggera. Questa la utilizzo anche la mattina e poi mi piace perché lascia la pelle proprio bella bella morbida. Voilà, come vedete è uno skincare super super veloce. E poi l'ultimissimo step, crema contorno occhi. Anche questa ho preso l'abitudine di utilizzarla, parlo della crema contorno occhi in generale, di utilizzarla tutti i giorni, sia la mattina che la sera, visto che vado verso i 30. Meglio prevenire che curare. E quindi vado a mettere anche questa e poi sono pronta. Anche voi fate tutti questi passaggi la sera oppure siete più pigre, quindi mettete soltanto la crema, oppure siete più brave di me, mettete anche, vi fate anche una maschera. Io la maschera la faccio tipo un paio di volte a settimana, però so che ci sono ragazze che fanno maschere quasi tutti i giorni. Io non ho la pazienza di farle tutti i giorni, comunque ecco qui. Adesso sistemo perché c'è un po' di casino in bagno e niente, spero che questo vlog un po' così improvvisato nel pomeriggio, perché ho iniziato appunto alle 4, quindi tardissimo per essere un vlog, vi sia stato comunque di compagnia. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video, ciao!